Siamo arrivati alla domenica 18 giugno per iniziare l'avventura negli appuntamenti in cui le squadre inizieranno a giocare per il dentro fuori per rimanere in questa 22esima edizione dello Sbordone League. Sono le ore 16 quando Yoga Malito e West Ash scorrono per affrontarsi negli ottavi di finale Europa League. Italia in versione Loco Bielsa, pressing totale per i suoi West Ash. È stato l'ultimo appuntamento di Under League, quello che ha calato il sipario per la stagione nella Lega, nella terza Lega, quella per i più giovani, per Yoga Malito e West Ash. Vinsero i ragazzi di Mister Miraglia contro la compagine di Francesco Lombardi. E allora, primo weekend di dentro fuori nel round 13, in una domenica caldissima, sudano anche gli hot dog a quest'ora. Ultimo match di Under League tra queste squadre, la tripletta Luis Libraro, con cui si è proclamato capocannoniere della Lega di Under League. Classifica: queste due squadre hanno attualizzato 13 punti West Ash, 11 Yoga Malito. Yoga Malito sesta e settima dell'Under League, si trovavano nella parte di mezzo del ranking Europa League. Sono qui Cadio e Ascolesi. Qua un meteorite parata e poi Amedeo respinge Spiezia. De West Ash, così come Borriello, meglio Camalito. Palla dentro con deviazione. Yengo chiama, anticipato, porta vuoto, addirittura mette fuori testa di Amedeo. Rovesciata di Borriello. Antonio Lombardi, chiesti da Yengo. Morbida che gira tutta tra le mani del portiere di West Ash. West Ash che con il nome di Betulle nell'ultima competizione europea. Intanto occhio qua perché c'è un gran numero e la parata di Yengo che sbarra la strada a Coppola. Grande uscita del portiere di West Ash, che ripartono con Puziello che cerca tutto di Lamedeo. Paratona di Cavalli e poi tap in alto di Puziello, clamoroso. Chance di West Ash, che dicevamo con il nome di Betulle. Nella scorsa Europa League hanno perso 5-0 contro l'FCP. Vagliengo che va avanti con le mani da Luis. Uno due con Menichini. Ancora Luis. Sinistro sull'esterno della rete. Per Yoga. Capasso nell'aria. Si gira. Pum. Cestinato in autostrada. Palla lunga di Leva che pesca. Capasso. Stinco di Vagliengo e rinvio del giocatore in maglia. Qui buona la manovra dei West Ham. Tiro da lontano di Menichini. Cooling break, dice Totonno, perché fa veramente tanto caldo. Ci sarà un sedicesimo perché il calcolo è che se escono 8 squadre dalla Champions, più 11 attualmente in Europa, sono 19. Bene, va bene. 19. E quindi ci sarà un turno che diventerà sedicesimo. Ci prova con un destro a giro Borrello. Occhio perché fa un brutto errore Rosano. Amedeo riesce a darla a Luis, forse in maniera un po' precisa. Menichini arriva, gran finta a destro, murato da Spiezia. Puziello subentra, schioppa e vede il pallone, tacco di Puziello, tiro alto, prova a sfondare, non riesce. Menichini poi, Luis, destro di Luis, poi dice Antonio, occhio a Lombardi che rischia, la perde Luis, destro fuori, scappa dall'altro lato per Capasso. Un po' di spazio, un 2 contro 2, attenzione, gran palla, Rosano, alta. Primo tempo di Cedotorno, 0-0 tra Yoga Malito e West Ash, primo match di Europa League. Siamo negli ottavi di finale, con Spiezia che caccia in porta verso Yengo. Luis, scivolata di Spiezia, non male. C'è Borriello tutto solo qua, Puziello sulle sue tracce, più lungo Coppola. Borriello preferisce, leva campo di spazio, prova l'imbucata, la palla torna a Borriello, finta sinistra che non arriva, arriva il destro di Capasso, deviato. Cross. Occhio che arriva bene a Borriello, rimbalza, attende un po' troppo, la rimette, il colpo avanti. Leva si possessa di questo pallone, lo alza in corner. Caccia Spiezia, non trova la palla. E mal di schiena. Occhio perché il pallone ha colpito il palo. E Borriello va fuori. Con la difesa a due non riuscivo poi a fare la schermata. Intanto Coppola allarga, Capasso rimette per Borriello di testa, se lo mangia, poteva far meglio. Ma non qua, Capasso chiuso, petto, sale, c'è il rimpallo, poi Luis è in aria, Luis, curato,
Lombardi in avanti, capasso di testa, e via, in fila sul palo. L'1-0 di Yoga Malito con un lancio per Alex Capasso che ritorna al gol. Dopo essere stato lontano dai suoi Yoga per un po' di tempo, Alex Capasso firma il vantaggio dei suoi 1-0 su questa scena. Borriello che sprinta, entra in area di rigore, destro Jengri, poi corta Puziello, Borriello la riprende, un 3 contro 2, attenzione a Yoga Malito, palla per Capasso, finta, si allunga, fondo, a metà scavalcato, leva di testa e poi bene la palla per Capasso che serve Borriello al fine, e poi Coppola che mette giù di testa, prova a ripartire, attenzione ancora Coppola, evita l'uscita del pallone, cerca di saltare anche Loffredo, Coppola fino in fondo e poi Jengo, c'è fallo sul portiere, aveva fatto tutto bene Coppola. Avicone tutta di là per Luis, controlla, corpo di Lombardi avanti, c'è Amedeo, buca d'angolo, pareggia le West Ash 1-1, Flavio Amedeo, proprio al gong West Ash trovano l'1-1 con Amedeo e la palla per Luis, timido Antonio Lombardi, rischia Luis, paratona di Cavalli. E poi c'è una deviazione ancora, Amedeo che è scappato tonno da quel pallone. Loffredo, finta, dentro Amedeo, sinistro, schiacciato, leva, la palla rimbalza a destra e a sinistra, prova a metterla fuori. Sbatte a terra Loffredo, si continua, anche se c'era fallo. Ordi, vediamo se fa 1-2, si gira due volte, va via Fra. Destro! Gran gol, grandissimo gol di Orditura, l'ha inventato tutto da solo, trova l'angolo lontano, la traiettoria perfetta per battere Cavalli che era stato straordinario nella precedente occasione, ribaltone negli ultimi 120 secondi del match. Da 1-0 Yoga Malito a 2-1 per la squadra maglia nera. Gol di Amedeo e Orditura. E permettetemi di dire, hai messo Orditura più avanti e ha fatto gol. Però te l'ho detto io. Ma stai zitto, l'hai detto un po' tutto. Spiezia, fondo. Messa fuori. Luis, 1 contro 1 con Spiezia. Sinistro, parata di Cavalli. Lombardi allontana. Ora a recuperare il pallone. E viene ora messo dentro nel box, triplice fischio di Totonno. I West Ash vincono 2-1 contro Yoga Malito in una partita veramente molto piacevole, ribaltata negli ultimi minuti della squadra in maglia nera che si aggiudica il passaggio del primo turno di Europa League. Andranno in conference i ragazzi in maglia gialla di Lombardi. È consumato il primo appuntamento da dentro fuori di questa 22ª edizione sbordoniana. Europa League, erano gli ottavi, Yoga Malito West Ash, Capasso Lombardi, gestivate il vantaggio, lo avete fatto per oltre una ventina di minuti, per poi farvelo sfuggire in 100-120 secondi, vincono ancora una volta loro come in regular season. Cos'è cambiato in 2 settimane? Che Yoga Malito è visto e soprattutto non sarà l'ultima volta che vi vediamo perché c'è la Coppa. Assolutamente no, non è cambiato nulla del Yoga Malito, anzi, se posso dire una cosa rispetto alle altre 2 settimane, ho visto molto molto più intesa, molto molto più grinta da parte nostra, nonostante sapevamo di non giocare la competizione maggiore, però ci siamo caricati molto in questa settimana, siamo venuti qui per divertirci e nonostante tutto siamo destinati a questi risultati in questa competizione, è successo sempre questo durante questo campionato, gli ultimi minuti sono svantaggiosi per noi, ma il destino riserverà. Però è vero, partita veramente ben giocata, secondo me anche nei fraseggi, belle azioni, avete fatto tutto, ma tutte e due le squadre, è stata una vera partita, una bella e vera partita. Sì. Complimenti a Yoga, che in conference ci saranno... E come? Poi non so se Francesco verrà perché poi deve prossima partire. Prossima sì, poi andrò. Poi deve andare a fare il capo animatore. Assolutamente. Speriamo di raggiungerlo in qualche villaggio, vorrei andarci.
questi West Ash che per un certo punto stavano uscendo dopo che Mr. Mirai aveva dichiarato di voler arrivare fino in fondo, una competizione che voleva sbranare, e l'avete sbranata negli ultimi minuti, perché poi quella voglia di vincerla si è vista negli ultimi minuti. Orditura fa un gol d'antologia, Amedeo viene servito da Luis e l'ex Betulle che superano il primo turno d'Europa. Non succedeva da mai saltato il primo turno, quindi non superato. Solo la scorsa, anche precedentemente non abbiamo mai superato il primo turno, abbiamo solo vinto la conference la prima edizione, ma siamo contenti perché è il gruppo più bello che abbiamo da quando ci siamo iscritti a questo torneo. Finalmente ci divertiamo, c'è una vera squadra e siamo contentissimi di questa vittoria. Abbiamo giocato il nostro gioco senza forzare, senza andare in panico nonostante stessimo perdendo, e le individualità ci hanno premiato. Dedica di Amedeo per il gol. Dedica, la dedico a Luca che è in tribuna perché là merita di stare. E poi dobbiamo fare complimenti ai ragazzi perché siamo impegnati. Parola del mister. Come ho già detto precedentemente, la scorsa volta ci siamo visti, noi vogliamo dominare a tutti i costi questa competizione. Abbiamo giocato noi, la maggior parte del tempo abbiamo avuto il pallino del gioco in mano, nonostante fossimo in svantaggio, noi eravamo quelli con maggior possesso palla, maggior tiri, maggior passaggi riusciti. Le individualità sono eccezionali, perciò metterle poi in un contesto giusto, cosa che è il mio compito fare, poi le premia ancora di più. Complimenti ai West Ash approdati ai quarti di Europa League. Dai. Complimenti, ragazzi. Bravi.